Siamo in compagnia di Barbara, di Marianna e di Maria Francesca. Allora, partiamo da Barbara. Barbara, insomma, tutte e tre state vivendo l'avventura della masseria, questo più che essere un confessionale individuale con me, è un confessionale a quattro, diciamo. Allora, Barbara, tu nella vita che cosa fai? Allora, io faccio la ragazza immagine. Faccio la PR a Milano e quindi perché ci vivevo, ci ho vissuto tanto tempo e ora sono ritornata in patria e sono a Bari dove lavoro con il mio fratellone. Sono l'assistente di un mago, mago Ciccio, e facciamo spettacoli per bambini, per però grandi. Sei da sola perché anche Marianna, sì? Anche tu? Sì, lavoro con mago Ciccio, oltre a fare la modella e queste cose qui più o meno. Mentre Maria Francesca, tu nella vita stai per diventare una stilista. Sì. Eh? Certo, anche questo vestitino l'ho fatto io. Li hai realizzati tutti? Sì. Tutte e tre, continuiamo a passeggiare così ci facciamo una bella passeggiata. Tutte e tre state vivendo l'avventura della masseria. Quindi sì. Fino a questo momento che cosa vi ha portato la masseria? Maria Francesca? Mi ha portato tanto divertimento, sì, un'esperienza che fa ridere, fa sorridere, ti innervosisce, quello non lo vuoi fare, sì, questo non ti va bene. Hai dei momenti... Ma quando poi ci ripensi, ricordi tutto, dici però mi sono divertita, mi son divertita, è stato carissimo. Non voglio rimanere. Non anche è che perché... tutti i giorni vivo in una masseria, sì, quindi ovvio che faccio delle cose che mi lasceranno un ricordo. Poi abbiamo conosciuto altra gente, belle persone, cattive persone, ma in fondo è una bella esperienza, sì. Allora, parliamo prima con Barbara. Barbara, un ricordo che ti fa, come dire, ti fa piangere, ti fa sorridere, ti ricorda qualcosa. Tu in realtà sei una mamma. Sì, non sono mamma, la mia bimba. Non l'abbiamo ancora raccontato, hai avuto una relazione con un uomo con cui hai avuto una bimba, una splendida, sì, bambina che si chiama Diana. Sì, ed è da 2 mesi la mia bimba. Da 2 mesi, quindi non abbiamo mai parlato nel reality, quindi ci sono questi retroscena per svegliare anche chi sei. Quindi la forza dove la trovi per andare avanti? La forza l'ho sempre... Cioè io... Poi aspetta, la forza è... Cioè cosa vuol dire? Questo c'è un tatuaggio? Sì. Che vuol dire? Sbagliare e soffrire. Qui c'è scritto sbagliare e soffrire perché... Scusa. Che vuol dire? Perché ho sbagliato e ho sofferto. Sì, commettono degli errori nella vita. Ho sbagliato tanto e quindi quando veramente non ne volevo sapere proprio più niente, anche perché non avendo l'appoggio di una famiglia, l'appoggio sempre vissuto da solo, sempre fatto tutto da solo, poi ritrovarsi incinta e dire adesso basta perché non ce la faccio proprio più. Quindi secondo te quel momento doveva essere un momento di svolta nella tua vita, ma in realtà poi è stato un momento che ha... Non doveva andare così, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato un piccolo passaggio della mia vita che... La forza poi l'ho trovata dentro la mia bambina, cioè... Quindi possiamo dire che ho sbagliato e ho sofferto. Ho sbagliato e ho sofferto. Quindi bisognerebbe... si potrebbe cambiare questo tatuaggio e dire... Anche che... se in questo tatuaggio c'è anche il nome di una persona, cioè sbagliare e soffrire... È legato a una persona. È legato a una persona. Però questo è il passato. Questo è il passato. Nel presente c'è una bellissima bambina dagli occhi grandi e innocenti. E lei mi ha dato la forza anche da quando ero incinta, perché avrei voluto non esistere più e... Già da quando ero incinta dicevo, però io adesso la faccio finita, ma mia figlia poi, ma sta bambina poi mi muore di conseguenza. Quindi diciamo che adesso la bambina è... È il perno principale proprio della mia vita. Io sono arrabbiata, la guardo e mi fa sorridere perché lei ti guarda con quegli occhioni così, mamma io non so niente. Quindi, è una grande motivazione. Noi lasciamo il passato avanti. Adesso, sì. La bambina fa parte del presente, quindi sì. Tu sarai un'ottima mamma, sei un'ottima mamma, sei anche una brava e bella massaia, nel senso che ti stai divertendo all'interno. L'importante è adattarsi, perché così la vita non è fatta solo di barche, Portocervo e Monte Carlo, capito? La vita è fatta di tanto altro. Io ho iniziato a 13 anni a fare la cameriera, un lavoro che ho fatto per tantissimo tempo. E tra... Ho fatto pure la pescivendola, ho fatto tutto. Ma quante cose ci vuole raccontare di te, Barbara? Ma veramente. Intanto salutiamo le telecamere perché ci facciamo un giro senza telecamere. Va bene. Lie, 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 lie.
Ma si può sapere dove cazzo è sta masseria? Si capisce, ma scusate, ditecelo a voi dove sta la di masseria. Madonna mia. Dobbiamo spiegare il gioco. Ciccio è il massaio e io sì, sono... ma qua non ce la facciamo più, un attimo di piatto. Ok, dentro ci sono gli altri concorrenti, sono i 26, 13 uomini e 13 donne. Loro non sanno l'arrivo di altri due concorrenti. Ovviamente sono piuttosto arrabbiati perché da stamattina che stanno aspettando voi, anche perché loro non allora hanno fatto colazione. Guerra subito, ragazzi, gli ospiti bisogna anche in qualche modo accettare e dare il benvenuto. Quindi loro, scusami Paolo, per colpa vostra loro hanno fatto colazione. Io vi dico già che vantaggio. Lui griffato così non vai bene, tu troppo scollata così non vai bene, qui c'è da lavorare. Manila, vanno benissimo. Qui c'è da lavorare. Anzi, qualcosa di più filmato, perché andate proprio è il posto ideale. C'è una sfilata comunque, tra un po'. Dobbiamo andare a comunicare che siete arrivati, adesso noi entriamo, datemi da fare. Manila, ma il ragazzo che mi porta la valigia dov'è? Ragazzi, qua fate tutto voi, la masseria. Guarda, io già ne ho due, non voglio sapere, ma la portate lì. Cioè, ma io non lo so, ma che trattamento di merda, cioè iniziamo bene? Perché stamattina voi masterini vi siete svegliati alle 6:30. Sto parlando io un attimo, una cosa alla volta. Ragazzi, una cosa alla volta. Allora, vi siete svegliati alle 6:30, vi è stato detto che comunque avreste fatto colazione. Tra poco la colazione verrà fatta, ma io vi presento ufficialmente. Nei scorsi giorni è uscita Katie e Miki e ufficialmente loro fanno parte della famiglia. Le regole e la legge è uguale per tutti. Abbiamo la legge uguale per tutti, non ci si presenta con due ore di ritardo. Allora, una cosa, le cameriere già ci stanno, la valigia sta fuori, la procuratore è uscita dalla stazione, capito?